Ed ecco Maurizio Landini, segretario generale CGIL, buonasera, bentornato. Lei arriva da Brescia. Sì. Ci sono polemiche perché non era presente Giorgia Meloni, che invece era a Caivano, ha visto, ha dato una parolaccia a De Luca, sono io la stronza. Beh, penso che, non so, adesso discuteranno loro come si chiamano, decideranno loro, però se la vedono, se lo dice lei. E Meloni, la Presidenza del Consiglio, ha fatto un comunicato contro tutti i terrorismi, di nuovo polemiche, perché non ha detto fascismo, ma occupiamoci di quello che Giorgia Meloni ha detto qualche giorno fa. Sostanzialmente l'economia va bene. Sono tutte balle, perché noi abbiamo 4.300.000 persone che lavorano part-time, che non è che l'hanno scelto, e non arrivano a 10.000 euro lordi l'anno. Abbiamo 3 milioni che sono contratto a termine, abbiamo 1 milione che fa il lavoro chiamata e che non arriva a 3-4 mila euro all'anno, abbiamo 1 milione che lavora interinale, abbiamo, se facciamo questa somma, dai 7 agli 8 milioni in Italia che pur lavorando sono poveri perché non arrivano a 11 mila euro lordi. Però lavorano, direbbe lei. Lei direbbe intanto lavorano, prima non lavoravano. No, ma a parte che anche questo non è vero, questi già stavano lavorando e i livelli di... Guardate che c'è un'altra cosa. È aumentata l'età media di quelli che lavorano perché non fanno più andare in pensione nessuno, hanno bloccato tutto. Di che cosa stanno parlando? E in più, se andiamo a vedere la qualità dell'occupazione, noi continuiamo a essere i più bassi. La quantità di occupazione femminile in Italia è tra le più basse. Scusi, che come c'è in Europa. Le pensioni? I giovani se ne continuano ad andare all'estero. Questa emorragia. Abbiamo 120.000 persone ogni anno, generalmente giovani, che se ne vanno all'estero. Le pensioni, quindi... in effetti, Giorgia Meloni non ne aveva parlato, ma le pensioni è il governo Meloni-Salvini, lei dice, rimangono più al lavoro di quanto non si rimanesse hanno prima. Hanno peggiorato. No, non avevano detto che loro avrebbero cambiato la legge. Abolito sempre la in bocca la Fornero. Sono riusciti nel capolavoro di peggiorare la Fornero, perché in pensione non ci va più nessuno e siamo di fronte ad una situazione drammatica. E oggi a lavorare c'è più gente, dicono è aumentata l'occupazione, perché è aumentato il numero di quelli con oltre 65 anni che debbono continuare a lavorare. Di che cosa stanno allora, parlando? Parliamo dei dati di macro, parliamo della borsa, cartello 30. Lei dice che l'Italia torna a crescere più della media europea. È cresciuto l'export, è sceso lo spread, la borsa italiana è la migliore d'Europa. Si ricorda lei un anno fa quando la Meloni diceva che avrebbe tassato gli extra profitti, che glielo faceva vedere lei? Che cosa ha fatto? Nulla. Non ha tassato nulla, non ha tassato profitti e non ha tassato extra profitti, e quelli che aumentano in borsa sono proprio quelli che hanno fatto i profitti e gli extra profitti. Perché io di lavoratori dipendenti che giocano in borsa non ne conosco tanti, capisci? E queste cose non stanno tornando. Qui hai un aumento della povertà nel nostro paese e hai un aumento della precarietà nel lavoro che non ha precedenti. Queste sono le cose che questo governo dovrebbe allora affrontare, andiamo sulla cancellando cosa su cui... quelle leggi balorde che hanno fatto in questi anni. Andiamo il dato su cui ogni governo è caduto in Italia, le tasse. Il fisco di Giorgia Meloni, cartello 34, è una serie di tagli. Taglio cuneo IRPEF, estensione flat tax alle partite IVA. Tolti benefici fiscali alle aziende per 1 miliardo, aumento di alcune tasse sulla casa, aumento IVA su assorbenti e prodotti infanzia. Questo governo in circa 18 mesi che c'è ha fatto 18 condoni, ha fatto un condono al mese. Questo è uno schiaffo in faccia alle persone oneste, che sono la maggioranza di questo paese, che le tasse le pagano fino all'ultimo. Però perché... loro direbbero, quelli perché... già le pagano, i soldi ce li ho. Chi non le paga li recupero col condono. No, non recupera nulla. In questo modo, anzi, dai il messaggio che se non le paghi sei furbo e tanto ti fanno un condono. Mentre in realtà i lavoratori dipendenti e i pensionati, che sono quelli che pagano fino all'ultimo centesimo, continuano a essere quelli più tassati. Guardi che oggi c'è un livello di tassazione che è più alta sul lavoro dipendente, sui pensionati, che non sulla rendita finanziaria, che non sulla rendita immobiliare. Sì, però... addirittura i profitti delle imprese pagano meno tasse delle tasse che paghi il lavoratore che con il suo lavoro ha fatto fare il profitto. Quindi capisce che c'è qualcosa che non funziona. Però il loro punto di vista è diverso. Cioè loro dicono, questi le tasse le abbiamo, c'è il sostituto d'imposta, questi soldi dai dipendenti e dai pensionati li prendiamo. Come prendiamo gli altri? No, bisogna... Allora loro dicono, andiamo gli incontro, il fisco amico, batteggiamo. Queste sono balle, questo è un modo per incentivare l'evasione fiscale, che nel nostro paese ha già 90 miliardi. E come li anche prendi, qui allora? Siamo marchette elettorali. No, bisogna fare una cosa seria. Un paese che ha 90 miliardi di evasione fiscale e che ha bisogno di investire sulla sanità, che ha bisogno di investire sulla scuola, che ha bisogno di creare lavoro, di far politiche industriali, deve andare a prendere i soldi dove sono, combattendo l'evasione fiscale e tassando i profitti e le rendite finanziarie. Ad esempio potrebbero... Ora, questa diciamo, sembra una provocazione, ma ad esempio potrebbero mettere, che ne so, il redditometro. Ad esempio... L'hanno levato. L'hanno sospeso. E guardi che quando dicono...
stiamo riducendo la lotta all'evasione fiscale, in realtà non sono provvedimenti suoi, sono provvedimenti fatti dai governi precedenti. E mi permetto di dire, noi insieme alla UIL ci abbiamo scioperato, perché introdurre sistemi che oggi ti controllano come girano i soldi, le banche dati, la fatturazione elettronica, è questo che fa emergere l'evasione fiscale. Ma le pare, no? Che sotto, quindi, elezioni vanno a prendere i soldi di chi li ha votati sperando che abbassassero le tasse? Ma vede che qui c'è il problema. Uno deve pensare, uno che governa, deve pensare a quanto sta al governo lui o a come risolve i problemi di questo paese e come dà un futuro a questo paese. Perché questo è il tema, eh? Noi sindacato, quando diciamo che al centro bisogna metterci il lavoro e le persone, perché la ricchezza di un paese la produce, la determina chi lavora, eh? E se tu questa cosa la colpissi, stai facendo andare indietro il paese. Per questo diciamo basta precarietà, però, aumentiamo i salari e facciamo delle politiche di investimento. Molti osservatori, molti economisti dicono: guardate, voi state giocando con la fine di un'epoca, perché dopo le elezioni, e tutti i nodi verranno al pettine, dopo le elezioni questi devono trovare 30 miliardi. Vi faccio vedere prima delle elezioni cosa hanno fatto. Cartello 41, le misure che sono state definite elettorali un po' da tutti i commentatori. C'è il condono edilizio, il rinvio della tassa sullo zucchero che parte a luglio proprio, e poche settimane dopo il voto. Fondi per la siccità in Sicilia, dopo che Lollobrigida aveva detto per fortuna la siccità ha preso la Sicilia, subito dopo sono partiti i fondi. Tavoli all'aperto e bar e ristoranti anche senza autorizzazione paesaggistica, e diventa una strutturale la norma. Il Covid, queste sono, ogni norma è una categoria. Ma stanno prendendo tempo, in più fanno un gran casino con l'Europa, ma loro hanno votato la riconferma dell'austerità e del patto di stabilità. Loro hanno detto che erano d'accordo. Cioè, però noi, non l'hanno votata, guardi, in Parlamento. Gli unici che sono andati a Bruxelles a mobilitarsi, a manifestare, sono stati i sindacati europei che hanno chiesto basta con l'austerità per far ripartire gli investimenti e per superare la precarietà e per avere anche leggi che tassino davvero tutto quello che c'è da tassare anche in Europa, perché oggi c'è un sistema fiscale assurdo che favorisce l'evasione fiscale. Lo dico perché noi abbiamo bisogno di un'Europa che, come sta facendo la Cina, come sta facendo gli Stati Uniti, come sta facendo l'India, quelli sono paesi che stanno investendo centinaia di miliardi. Senta. Per creare lavoro, per i nuovi modelli organizzativi. Far finta di non discutere di questa cosa qui e pensare a che cosa ti succede la settimana dopo per quanto stai al governo vuol dire che non hai a cuore il futuro di questo paese. Stai pensando a quello che interessa a te, con una logica di potere puro. Lo sa che il dibattito sulle riforme, il dibattito sul premierato non nasce oggi, è veramente antico. Guardi cosa diceva Pertini. Io voglio, desidero la Repubblica parlamentare come c'è oggi. Non sarei per una Repubblica presidenziale, perché la Repubblica presidenziale è vicina alla dittatura, è a un passo dalla dittatura. Quindi io sono contro ogni forma di presidenzialismo. Quando la gente si stringe intorno a me, io ne provo gioia, ma nello stesso tempo anche preoccupazione, mi devi credere quando vado in giro. Perché dico, questa gente crede che io possa fare dei miracoli, ma io miracoli non ne posso fare, santo Dio. Aspetti, perché faccio vedere cosa diceva Almirante. Nella logica della nostra proposta di legge costituzionale per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della giunta provinciale, regionale, del presidente della Repubblica, si impone la scelta di un presidente della Repubblica che gli italiani possano votare al di sopra delle parti. Pertini non può essere un presidente della Repubblica votabile da tutti gli italiani fino a quando egli si presenta come il presidente della Resistenza. Non un antifascista, diciamo. Questo, cosa ne pensa il premierato? Io penso esattamente quello che diceva Pertini. Cioè, noi siamo una Repubblica democratica perché abbiamo sconfitto il nazismo e il fascismo. E da questo punto di vista, proprio uno come Pertini, che ha fatto la lotta di liberazione, che ha fatto la resistenza, e che insieme a tutto il mondo antifascista, quindi tutte le culture, cattoliche, comuniste, socialista, libertà d'azione, cioè tutti quelli che erano antifascisti, liberali, hanno deciso scientemente che il modello doveva essere un modello fondato sul Parlamento, su poteri anche diversi tra il Presidente della Repubblica e gli altri, perché questa è la democrazia, per evitare qualsiasi svolta autoritaria, perché abbiamo già vissuto cosa vuol dire la dittatura. Allora io penso che oggi il problema, lo dico in modo molto chiaro, non è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Io penso che il punto vero oggi è dare di nuovo ai cittadini una nuova legge elettorale che faccia permettere alle persone di essere loro che votano
quelli che vanno in Parlamento. Grazie. E non li decide il capo partito di turno. Grazie Maurizio Landini. Grazie. Benvenuto.